Ciao ragazzi, ciao. Oggi parleremo di un argomento molto importante, ossia parleremo di come partire con l'attività di Amazon senza soldi. Abbiamo ricevuto un sacco di domande da un sacco di ragazzi che hanno la voglia di fare qualcosa in più, la voglia magari di lasciare il proprio lavoro dipendente e buttarsi in un lavoro per conto loro, però il problema spesso è la mancanza dei soldi. Quindi oggi in questo video vi daremo diversi modi per partire con la vostra attività senza soldi. Iniziamo dando qualche idea, Mattia. Esatto, cioè ci siamo calati nella situazione in cui una persona magari ha anche un lavoro dipendente o comunque è un disoccupato e non può chiedere un finanziamento in banca e magari non vuole neanche psicologicamente sostenere questo tipo di pressione di chiedere dai 5 ai 10 mila euro per poter iniziare la propria attività su Amazon, non sapendo se effettivamente l'attività può andare o non andare. Quindi abbiamo fatto appunto questo elenco che per farvi capire che effettivamente c'è la possibilità e quindi anche per chi non ha la disponibilità economica, ma basta fare, mettersi il fare in maniera concreta, costante, che i risultati si possono portare. Allora, noi in generale siamo contrari all'attività di dropshipping, che se non sapete che cos'è, significa sostanzialmente prendere, ipotesi, un prodotto che viene venduto su eBay, ipotesi, caricare le foto su Amazon e venderlo a un prezzo maggiorato su Amazon, quindi utilizzare un prodotto che non hai concretamente nella tua disponibilità e venderlo attraverso il canale Amazon. Questo viene fatto in maniera costante, ad esempio in borsa, nella borsa, perché viene fatto in maniera costante anche attraverso negli immobili, ma può essere fatto anche questo attraverso Amazon, attraverso altri siti internet. Il guadagno che ne avrai è il guadagno nella differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita del tuo prodotto. Ci sono varie problematiche che abbiamo elencato anche nei precedenti video, che sicuramente tu li saprai, su questo fatto, su questo tipo di modalità di vendita, ma per chi non ha soldi è un modo per poter iniziare senza avere il capitale. Cioè inizia a fare le prime vendite, guadagni i primi magari 50-100 euro, inizia a accumulare i primi soldini e poi tramite quelli riesci poi a reinvestire, è molto importante reinvestire tutto il guadagnato nella tua attività. In questo modo poi potrai avere lo stock, creare il tuo brand e poi continuare a far crescere la tua attività. Poi prima, Mattia, parlavi di prestito. Sì. Il secondo suggerimento che vi diamo è quello di chiedere un piccolo prestito dalla vostra famiglia o dai vostri amici, che il vantaggio principale è assolutamente non andare a vincolarsi con la banca, e l'altro vantaggio è quello che comunque siete in completa autonomia, i soldi poi che prendete dagli amici sono gestiti da voi, quindi non avete altri soci, non avete altre partecipazioni e piano piano avete la possibilità di iniziare. Questo come può essere gestito? Può essere gestito chiedendo anche dei piccoli prestiti. Esatto. Non dovete chiedere dei prestiti grandi, solamente lo stretto e necessario che vi serve per partire. Mm-hmm. E in questo modo riuscite comunque già a partire e a iniziare la vostra attività senza avere dei soldi propri. Esatto, esatto. Un altro modo, ad esempio, che quello che abbiamo utilizzato noi per poter partire con le nostre attività inizialmente, quando il lavoro dipendente ci permetteva solo di poter far quadrare il nostro budget finale, perché tra l'affitti, i mutui, famiglie, eccetera, prendere dei lavori extra che possono essere qualunque tipo di lavoro, da pizzaiolo, il cameriere, il sabato sera, il venerdì sera. Tramite questi lavori qui riesci ad accumulare delle piccole quantità di soldi che poi decide di extra reinvestire nel business e provare effettivamente a sperimentarti in questi settori. Bellissima idea, Mattia, voglio fare un appunto qui. Ragazzi, la mentalità tradizionale è di chi prende un secondo lavoro, che comunque parliamo di persone che hanno voglia di fare, prendono un secondo lavoro o per arrotondare oppure per farsi le vacanze oppure per comprarsi la macchina. Esatto. Ecco, il secondo lavoro del pizzaiolo o di qualsiasi altro lavoro vi serve per investire nel vostro futuro, quindi quello è un mezzo per ottenere i soldi per poter finanziare i progetti di business per creare il vostro futuro. Questo è il cambio di mentalità che dovete fare. Poi abbiamo parlato anche di altre possibilità, giusto Mattia? Per esempio utilizzare un'altra partita IVA di un'altra persona. Esatto, esatto. Tante volte noi, la nostra rete di amici,
ha delle possibilità, ha effettivamente delle ricchezze che noi non ci rendiamo conto. Possiamo utilizzare appunto la partita IVA degli amici per poter iniziare a vendere su Amazon. Chiedegli, posso aprire un canale Amazon, mi fai utilizzare la tua partita IVA, ti pago tutto per un mesetto, ad esempio. Se le cose vanno bene, poi riconosci tutto magari il guadagnato del tuo amico e inizi, apri poi tu la partita IVA. Poi sicuramente hai un amico negoziante, hai un amico artigiano, hai qualcuno che comunque un'attività commerciale, un'attività di produzione di prodotti ce l'ha. Perché non chiedere a loro di entrare in partnership per poter aprire un canale su Amazon? Quindi diventare una specie di account manager per loro. Questo ti permette di fare i primi guadagni e iniziare a fare i primi passi su Amazon, sul mondo di vendita online. Questi sono aspetti importanti che tutti, se noi guardiamo dentro, abbiamo quell'amico che ha il negozio, quell'amico che produce qualcosa, quell'amico che ha la partita IVA, la sorella che ha la partita IVA, il fratello, la mamma, eccetera, eccetera. Sfruttiamo queste conoscenze che abbiamo grazie alla nostra famiglia. Un altro modo, ragazzi, sempre per sfruttare un po' la nostra rete di conoscenze o comunque le aziende della zona, è quella di mettersi d'accordo con un'azienda per avere, per esempio, un pagamento dilazionato che può essere a 60-90 giorni. Quindi in quel modo conservate completamente la vostra autonomia, il business è vostro, semplicemente dovete trovare quell'azienda che vi dà fiducia e vi lascia un pagamento dilazionato, magari inizialmente prendendo anche poche quantità, esatto, vendendole e pagando subito il fornitore, in modo che lui veda che comunque voi siete seri, che portate comunque i soldi, i risultati e che può fidarsi di darvi magari sempre più quantità. Oppure un altro modo è anche quello per trovare un socio, quindi legato a quello che diceva prima Mattia, di mettersi in società con un negoziante, oppure trovare un socio che magari non ha un negozio però ha il capitale per investire. Quindi vi trovate un socio con cui per esempio siete 50-50 o decidete voi le percentuali, dove uno mette il capitale, i soldi, e l'altro ci mette il proprio lavoro. Quindi in quel caso voi sarete quelli che ci mettono il proprio lavoro. Esatto, in questo modo il rischio è dimezzato, tutti i costi sono dimezzati e si può iniziare. Cioè l'importante è iniziare, fare le prime vendite, avere un assaggio del mercato e crescere e formarsi e diventare sempre più bravi. Nel momento in cui si diventa più bravi, poi si riescono ad attrarre altri capitali, si riescono ad attrarre altri soci e così la tua attività, il tuo business cresce sempre di più. E vi voglio lasciare, ragazzi, quest'ultima idea per farvi vedere quanto la volontà e la voglia di fare veramente conta quando si inizia qualcosa. Potete trovarci mille scuse per tutti i punti che vi abbiamo detto, ma io non ho aziende in zona che possono darmi il pagamento dilazionato, ma io non ho amici con la partita IVA, ma io non ho amici con i soldi, ma i miei parenti e amici sono tutti poveri oppure non vogliono aiutarmi, eccetera. Mille scuse si possono trovare per i punti, esatto, di prima, ma voglio darvi quest'ultimo punto per farvi capire che in realtà quelli che hanno il potere siete sempre voi. Cosa potete fare? Potete trovare un'azienda con un alto potenziale e offrirvi di lavorare gratis per loro o a percentuale, esatto, okay, per un certo periodo, per testare, per imparare e per mettere le basi del vostro business. Vi assicuro che ci sono tantissime aziende e non vi diranno di no, perché se voi andate lì e dite fammi gestire il tuo account Amazon gratuitamente per te, o magari riconoscendomi a una percentuale solamente al risultato raggiunto. Esatto. E questa cosa non vi dirà mai nessuno di no, è per voi una grande opportunità per iniziare. L'unica cosa che ci dovete mettere è credere e mettere il vostro lavoro e il vostro impegno. Esatto, esatto. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e condividilo con i tuoi amici. Se vuoi rimanere aggiornato, iscriviti al canale e se vuoi interagire con noi, clicca il tasto qui sotto e iscriviti al nostro gruppo riservato. Ciao, ciao. Al prossimo video!